Signore e signori, benvenuti in Nymphomaniac. Comincio subito col dirvi che quel che vedrete deluderà molto probabilmente le vostre aspettative. Questo non è un porno e in realtà non è nemmeno un film. Addirittura ho deciso che vi priverà persino di quello che volevate principalmente, cioè l'immagine. Quindi, cos'è Umberto Bacco's Nymphomaniac? È un progetto di agitazione culturale e una riflessione satirico-teorica portata alle estreme conseguenze delle dinamiche pubblicitarie basate su scandali di matrice sessuale di molto cinema d'autore e arte in generale, della Berlino di clubs e gentrification e della gestione e creazione d'immagine via social network. Per capirlo, bisogna prima capire di che parlo. Von Trier e il suo Nymphomaniac sono l'esempio massimo e lampante di un cinema d'autore, a volte di qualità ma non sempre, che, pur essendo a tratti anticommerciale nel senso classico della parola e difficile, ha un enorme successo e riscontro pubblicitario. Questo è dovuto spesso alla creazione d'arte di scandali legati a contenuti sessuali estremi e vicino alla pornografia e alla creazione di un personaggio di autore e regista estremo e provocatorio, vedi i discorsi su Hitler e via dicendo. Una dinamica che esiste fin dagli albori della settima arte, ma che negli ultimi tempi sta raggiungendo il suo culmine. Nymphomaniac, ad esempio, ha basato la sua campagna pubblicitaria sul fatto che conterrà molte scene di sesso non simulate, fatte prima si presumeva da famose star, poi si è scoperto da controfigure, e sulle foto dei 14 protagonisti nell'espressione dell'orgasmo, a mio avviso evidentemente simulata. Idea carina quella dell'orgasmo, non fosse che copiata da un film precedente poco noto, Beautiful Agony. C'è poi stato un po' di rumore attorno alla faccenda del trailer del film censurato da YouTube, cosa prevedibile visto le regole del sito e probabilmente voluta. Von Trier è sicuro un genio, ma anche un gran furbo. Berlino, invece. Dal cadavere della Berlino underground, gentrificato ormai del tutto, non solo dai palazzinari, ma da artisti, galleristi, intellettuali, hipster, spesso italiani, ipocriti e complici, è nata l'attuale Berlino, una gigantesca città, discoteca, esperimento sociale, in cui tutto è basato sui club, l'esistere sulla scena artistica underground, spesso subordinato, all'apparire per forza le continue feste, vernissage, eventi che hanno il loro centro nella discoteca più famosa d'Europa, il Berghain, in cui puoi entrare solo se sei in, e se sei in devi per forza andare, pena non esserlo più. Paradossalmente, l'uomo più tenuto di Berlino è Sven, il buttafuori capo del Berghain, che decide quanto sei in. Le vere star di Berlino sono i Party Kings, i DJ alla Karl Brenner e gli organizzatori dei party techno. Loro sono tra i principali motori dell'economia cittadina. Terzo argomento del lavoro, Facebook, i social network e la pubblicità, e la creazione dell'immagine e la fruizione e circolazione dell'informazione attraverso le loro dolcemente perverse dinamiche. Qui non serve che spieghi nulla, se state vedendo questo video o ascoltandolo è altamente probabile che siate interni alla faccenda e sappiate di che parlo benissimo. Nymphomaniac è una provocazione satira fatta per una rara volta da una persona completamente interna a questa scena e queste dinamiche. Si parte con il video della masturbazione, una satira girata con una trascuratezza alla dogma degli intellettuali arroganti che facendo i pipponi contro la gentrificazione in realtà trovano la loro ragione di esistere solo grazie ad essa. Gente che crea la gentrificazione diventa mafiosa dell'arte, da qua baciatemi l'anello, e senza la gentrificazione non esisterebbe. Quindi in realtà mentre critico una cosa ci si masturba e mangia il suo sperma, perché ne gode profondamente e ipocritamente. Dopo il video esce la foto di me imbavagliato con la carta stagnola, altro simbolo assai chiaro. Quindi una finta conferenza stampa in inglese in cui si satireggia sulle conferenze che ci sono ogni festival in cui gli attori dicono, fingendo, quanto sia stato stressante emotivamente ed estremo girare certe scene ed interpretare certi personaggi, e molti registi si pubblicizzano con siparietti provocatori. In seguito ho fatto fare a Gia Sofì, fotografo ufficiale di Gay, uno dei party queer più importanti in città, 14 foto di alcune persone a loro modo rappresentative della Berlino di oggi, specie della fiorente comunità italiana che chiamo scherzosamente Little Italy Berlin. Ci sono promoter, DJs, frequentatori di party, giovani in cerca di fortuna, con ambizioni artistiche magari, ritratti nell'espressione dell'orgasmo evidentemente simulato. Con questo ho fatto 500 poster e ho fatto tappezzare dai miei collaboratori tutta Berlino nelle zone di affissione abusiva in cui sono appesi tutti i poster dei party, oltre a promuoverle massicciamente su Facebook e sul mio website. Quindi sono apparse sia altre foto fatte dal fotografo ufficiale di Homopathic, Discordant, l'altro qui il party più grande di Berlino, con Gegen, che rifanno quelle di Von Trier dai contenuti sempre più estremi, provando come Von Trier a farmi il post censurare da YouTube o Facebook, cosa che purtroppo non è successa. E
altre foto che rappresentano illuzioni, azioni, ninfo, in parte cittadine di un certo livello. La propaganda virale, il passaparola che si è creata sui social network e alle feste ha convinto tutti che davvero uscirà a Natale un infomaniac underground interpretato da gente delle feste italo-berlinesi, creando un'attesa, una reazione che è finita addirittura a volte per sfuggirci di mano, tanto che io e i protagonisti della burla abbiamo ricevuto centinaia di mail e messaggi, a volte anche di sconosciuti, che volevano vedere questo porno, avere anteprime, informazioni, partecipare, pubblicare materiale sull'argomento. La cosa è stata così asfissiante da diventare a volte fino una sofferenza, specie per alcune povere ragazze. Questo ha confermato il mio pensiero su come davvero per portare attenzione su un messaggio contenuto o su un'assenza di messaggio contenuto che altrimenti rimarrebbe inosservato di nicchia a dir poco, basti davvero far vedere un po' di tette, mangiare il proprio sperma e promettere pornografia intellettuale. L'ho fatto von Trier come altri prima di lui. Io l'ho fatto copiandolo quasi pedissequamente e in entrambi i casi ha funzionato. Ma il messaggio rimane? La gente poi si soffermerà sul senso del mio discorso o avrà già smesso di ascoltarlo perché questa volta non mi sto masturbando. La gente vuole contenuti o fin con la belluccia stuprata per tempi sempre più lunghi? Quanto rimarrà nella memoria questo scherzo e questa mia operazione? Questo videocast avrà più visualizzazioni o meno di quello più spinto? Ha senso ed è giusto, viste come sono fatte le persone, usare il sesso all'estremo per promuoversi e provare a far pensare la gente? Molte persone sembra essere rimaste deluse dal prima del film di von Trier, notando che è molto meno porno e più intellettuale di quello che avrebbero sperato. Il mio progetto non dà risposte quindi, ma prova appunto ad agitare le acque, apre delle domande. Domande su cui probabilmente la maggior parte della gente che ora mi starà un po' odiando non avrà nessun interesse a interrogarsi. Ma se qualcuno lo vorrà fare, già il mio Nymphomaniac sarà stato, diciamo, un successo da multisala.